Buonasera a tutti, ciao amici appassionati di cucina e soprattutto appassionati di aperitivi, perché oggi di questo andremo a parlare. Quindi un grandissimo saluto a tutti voi, amici di Appetime. E oggi siamo qui assieme per realizzare proprio un piatto da portare al momento dell'aperitivo con i vostri amici. Allora, l'idea per oggi è quella di realizzare delle roselline salate, molto colorate, gustose, veramente di effetto e altrettanto semplici comunque da preparare, che questo è molto importante perché magari vi capita un momento aperitivo all'ultimo e volete comunque fare la vostra bella figura, è una cosina veloce. Quindi avremo roselline colorate, colorate perché andremo proprio a sfruttare il colore delle verdure fresche di stagione. Quindi abbiamo il rosso, il giallo del peperone, il verde della zucchina, il viola melanzana. Poi andremo a inserire comunque anche qualche rosellina di affettato. Ma adesso, visto che comunque siamo in una diretta, avevo piacere di dare anche un saluto agli amici che stanno con me in questo momento. Quindi buonasera, ciao Fabia, Lorella, buonasera, ciao Flavio, saluto anche Chiara, Lucrezia, so che ci stanno guardando, ciao Walter, Oriana, so che ci sei anche tu. Bene, allora ragazzi, ci siamo, cominciamo subito a preparare il tutto. Prendo gli ingredienti. La cosa fondamentale è la base di pasta sfoglia. Io utilizzerò una pasta sfoglia rettangolare, ok? Pronta all'uso. E adesso la prendo subito, l'ho lasciata fino all'ultimo in frigo, ok? Così non abbiamo poi problemi. Eccola qua. Base di pasta sfoglia, quindi rettangolare, pronta all'uso, e varianti che potreste utilizzare se volete. Potete prendere della pasta brisée, ok? Oppure ho visto, poi comunque vi farò vedere perché ho preparato e l'ho utilizzata, perché appunto l'ho vista per la prima volta, una pasta sfoglia molto interessante con i semini, quindi è molto gustosa, molto particolare, anche esteticamente è assolutamente interessante. Allora, pasta sfoglia rettangolare, a questo punto vediamo, tolgo un attimo i messaggi così vedo se riuscite a seguire bene quello che andiamo a fare. Un coltellino ci serve perché dovremo tagliare delle striscioline per dare le forme. Poi prendo anche il formaggio cremoso, scusate, ma io tengo tutto quanto in frigo fino all'ultimo perché così sono sicura della resa. Allora, stavamo dicendo per chi si sta appena collegando, andremo a realizzare delle roselline salate a base di pasta sfoglia, poi ci metteremo un po' di cremoso di formaggio e andremo a utilizzare tutti i colori e i gusti delle verdure, tipo il peperone, la zucchina, il melanzana, poi mettiamo qualcosina anche con l'affettato, quindi abbiamo vari colori da portare in tavola. Allora, mi prendo anche, vediamo se trovo un coltellino per spalmare, ok, bene. Allora, iniziamo con questa pasta sfoglia. Noi andremo a fare delle strisce rettangolare più o meno, dunque vediamo un po' occhio e croce, dai 3 ai 4 centimetri di larghezza. 3,5, via! Va bene da 3,5, ecco. Quindi praticamente con una sfoglia vi risulteranno esattamente 6 roselline, ok? Allora, a questo punto io utilizzo della Philadelphia, alternative di gusto se avete piacere, potete inserire della ricotta piuttosto che della robiola. Si può anche fare inserendo tipo dell'atteria o della gouda, però in realtà, almeno dalle prove che ho fatto precedentemente, sicuramente risulta molto saporito, quindi a livello di gusto è molto buono. Però poi cosa succede? Che il formaggio, se non è appunto un formaggio piuttosto spalmabile, rischia poi in forno, durante la cottura, di fuoriuscire e quindi va un po' a compromettere, diciamo, anche la parte estetica della rosa. Boh, questi sono
dettagli, poi se buona, come si suol dire dalle nostre parti, no, nel senso che chiaramente c'è un fatto estetico se uno vuole puntare anche su quello, però poi è chiaro che con il gusto, io adesso utilizzando la Philadelphia è comunque un sapore abbastanza delicato, ecco, ma si abbina molto bene alle verdure. Ecco, allora noi abbiamo spalmato, come vedete non ne metto troppa, proprio una sporcata, perché comunque il sapore ci verrà dato dalle verdure e poi dall'affettato, ok? Allora, vedete, molto semplice. A questo punto io cosa ho fatto? Per cercare di accorciarvi un po' i tempi della diretta, ho preparato già le verdurine cotte. Adesso vi spiego, siccome anch'io sono un'appassionata come voi di cucina e seguo un po' i blog e tutti i gruppi di cucina da dove veramente si acquisiscono tante informazioni molto interessanti, ecco, solo che tante volte ti suggeriscono magari di usare la verdura cruda. Allora sì, è vero, si può mettere direttamente la fettina o la rondellina di zucchina o la fettina di peperone, si può mettere anche a crudo direttamente, però c'è il problema che poi nella rotolare, dopo vedrete quando andremo a realizzare la rosellina, avrete un po' di difficoltà nel crearla, quindi il consiglio che vi do, per due motivi: prima di tutto per la facilità poi di realizzazione della rosa, dare una precottura in un padellino, e altresì serve perché si va ad insaporire la verdura, quindi io per dire ho fatto rondelline di zucchine, poi ho tagliato così a listarelle i peperoni. Poi ho preparato il peperone, come dicevo, anche giallo, proprio perché voglio dare un po' di colore, e delle melanzane. Cosa ho fatto? Ho lavato le verdure, le ho pulite anche un po' all'interno i peperoni, ho tagliato queste listarelle, ho fatto dei padellini per ognuna di loro, perché hanno cotture un po' diverse, esattamente un 6-7 minuti, quindi alla fine non è che, diciamo, vi allunga tanto i tempi di realizzazione, sono giusto quei 6 minuti. Padellino, olio di semi e sale, questa è la base con cui io cucino sempre le verdure, che siano di contorno o che siano appunto per realizzare torte salate piuttosto che altre cosine, perché il gusto dell'olio di semi a mio gusto è particolare, perché dà un po' un sapore di frittino, un po' saporito, ecco, se a voi piace, io lo trovo molto gradevole. Poi volendo, nel cucinare sempre queste verdurine, potete, se avete a disposizione nell'orto magari delle erbette, potrebbero essere anche origano oppure delle foglioline di basilico, giusto per insaporirle, così quando la verdura è già pronta, ben insaporita, e adesso subito si può andare a inserire nella sfoglia. Allora, facciamo vedere, aspetta che do un'occhiata anche ai messaggi, perché poi io mi concentro e eccoci qua, vediamo un po'. Ciao Domenico, ciao Luca, buonasera. Ok, allora guardate cosa si fa: si prendono le rondelline di zucchina, le andiamo a sovrapporre, le mettiamo metà all'interno della striscetta e metà fuori, ok? Che così la parte esterna sarà quella poi dei petali che verranno si realizzeranno poi in cottura. Ecco, allora così, vedete, molto semplice e veloce, tac tac, perché poi alla fine il bello è anche trovare delle cosine efficaci, veloci, però allo stesso tempo piacevoli, che insomma non ci si metta neanche chissà poi quanto per fare. A questo punto, vedete, io prendo il lembo esterno della striscetta, piano piano vado ad adagiarlo, ok, in modo da fare una piccola pressione, e a questo punto inizio a creare la rosellina. Allora le vado ad arrotolare. Attenzione, nell'arrotolare non arrotolatele troppo strette, perché altrimenti poi vi risulta in forno che non si cucina bene la pasta sfoglia, quindi sì, arrotolarle, ma in maniera così abbastanza naturale, spontanea, come vi viene. Vedete, con un semplice gesto si è realizzata la rosellina, vedete? Guardate che carina che è. Ecco, allora a questo punto, quando io ho creato la rosa, cosa faccio? Io utilizzo uno stampo per muffin, perché così riesce a sagomarsi questa sorta di cestino che si crea di base. Guardate, io lo inserisco direttamente qua
e siamo a posto. Se non avete lo stampo del Muffy, si può anche mettere direttamente nella carta da forno e infornare, però con la sfoglia tende poi ad allargarsi, mentre così resta contenuta e proprio crea proprio questo cestinetto che è molto molto grazioso da vedere. Adesso continuiamo con i colori, perché sapete che io ho passione di portare le cose colorate, perché insomma danno sempre un po' di vivacità anche alla tavola. Allora, anche questi peperoni, come dicevo prima, per chi si è collegato adesso, li ho precedentemente cotti tipo un 5-6 minuti, niente di più, con un po' di olio di semi e sale, giusto per ammorbidirli, perché vedete proprio nel rotolare, se fosse crudo non riuscireste agilmente a fare questo movimento, quindi ecco che la precottura vi aiuta. Allora, ecco qua, adesso piano piano lo arrotoliamo, ci aiutiamo con tutte e due le mani, ok? Ecco, vedete, è veramente una cosa molto semplice da fare, però è assolutamente graziosa. Ecco qua, molto particolare. E poi il fatto di farlo con le verdure vi dà l'opportunità di variare i sapori e variare anche la fantasia di colore. Allora, io spero che questa cosa sia interessante per voi da vedere, perché questo procedimento qua voi lo potete utilizzare anche nella versione dolce, per questo mi interessava proporvelo, perché vi può tornare utile. All'ultimo avete ospiti, volete fare una sorta di pasticcino, vi fate le roselline di sfoglia. Cosa metterete? Adesso io mi allargo sempre con i discorsi, ma insomma siamo in una diretta e mi piace anche insomma dare il meglio di quello che posso, di quello che so, di quello che riesco a comunicarvi. Allora, voi farete sempre le striscioline di sfoglia quando volete realizzare le paste dolci. Ci metterete, invece che la Philadelphia, ci spalmerete un po' di marmellata, ok? E poi taglierete delle fettine di mela sottili, che anche lì vi consiglio, anche se nei blog li mettono fettine a crudo, io vi consiglio di metterle un pochino nel padellino con zucchero di canna e un po' di cannella ad insaporire, e poi fate esattamente la stessa cosa che stiamo facendo adesso con le verdure. Quindi oggi le vedete in versione salata, ma tranquillamente potete provare anche col dolce. Ecco, spero che magari abbiate piacere di provare, magari se volete mandarmi anche qualche foto, se vi fa piacere di quello che avete realizzato, sarei molto contenta. Ecco, tra l'altro vi ringrazio veramente tanto, ringrazio Chiara, Lucrezia, veramente mandate sempre dei bellissimi messaggi, molto incoraggianti, quindi di questo vi ringrazio, perché la gentilezza non è una cosa assolutamente scontata, e quindi è giusto riconoscerla. Grazie mille che seguite con piacere. Ecco qua, vedete, questa è con la melanzana, quindi abbiamo tutta una serie di colori. Adesso inseriamo anche qualcosina con l'affettato, perché volevo anche un po' di rosa. Allora, scusate, prendo sempre il frigo, vi do un attimo le spalle. Allora, io direi che facciamo con mortadella rosa, e poi utilizzo anche dell'ungherese, ok? Così abbiamo anche una sfumatura diversa di rosso, presentiamo più colori. Ecco qua. Allora, dunque, prendiamo la fettina di mortadella, eccola qua. Non riesco, scusate, a leggere i messaggi perché ho le manine qua che devo un attimo aggiustarmi. Allora, guardate un po', io la faccio così, quindi creo una parte più grossa al centro e lascio proprio la fettina rotonda all'esterno, che così mi genererà poi il petalo rosa, ok? Ecco qui, anche queste sono molto buone con la mortadella. Sì, risultano veramente gradevoli, con un calicetto si abbina molto bene. Ecco qua, poi dopo, se avrete la pazienza e il piacere di voler stare con me ancora una decina di minuti, ho preparato tutto l'aperitivo per voi e per i miei ospiti che sono qui con me in diretta, che mi stanno aspettando. Così ho preparato un po' di cosine
che magari così guardando tante volte vi può venire l'ispirazione, perché anch'io quando guardo poi dico ah che carina questa cosa, potrei provare, poi magari ci faccio le modifiche e quindi se avete piacere dopo vi faccio vedere un po' di cosine che abbiamo fatte. Guardate che bella che è, con l'affettato ha veramente una resa splendida. Ecco qua. Poi ne facciamo ancora una con l'ungherese, abbiamo detto, quindi fettina, la facciamo così a metà, eccoci qua, ecco qui, facciamo, le dobbiamo sempre sovrapporre, perché, scusate che magari prima non l'ho detto, se le sovrapponiamo viene meglio l'effetto, come si può dire, arrotolato del petalo, ecco qua. Comunque è vero che con il mondo della pasta sfoglia veramente si possono fare un sacco di cose. Allora è vero che si può fare in casa, io tra l'altro il bimbi l'ho fatta più volte e viene assolutamente splendida, e anche il sapore sicuramente è interessante se fatto di mano propria, come si suol dire. Però è vero anche che tante volte per il lavoro, per gli impegni di famiglia eccetera, non sempre si ha l'occasione di poter stare tra i fornelli, quindi diciamo è una cosa alla quale magari mi dedico di più la domenica. Ecco, vedete anche questa rosellina. Allora con l'ungherese, siccome abbiamo fatto le foglioline doppie, magari gli diamo così un giro a mano, vediamo se riuscite a vedere bene. Ecco qua. Tra l'altro nel mondo della pasta sfoglia adesso già pronta trovate anche delle sfoglie senza glutine, quindi veramente si riescono a soddisfare un po' i gusti di tutti. Allora a questo punto guardate, vedete, le abbiamo preparate, io adesso ve ne ho preparate 6 e adesso le inforno a 200 gradi statico e per un 15 minuti, perché comunque alla fine deve cucinare solo la sfoglia perché il resto è già stato cotto. Quindi inforno un attimo, mi lavo anche un secondo le mani. Allora scusate che mi prendo un tovagliolino, che così do un'occhiata anche ai vostri messaggi. Vedo che siete in tanti, vi ringrazio, mi fate compagnia. Ecco qua. Oplala, vediamo se c'è qualche domanda. No, mi pare al momento che tutto è chiaro. Allora, io ve le faccio vedere, le ho già cotte, ok? Che così non vi faccio perdere il tempo della cottura. Vedete? Scusate che inquadriamo bene. Ecco, queste qui sono le sfogliatine, io poi le ho inserite nei pirottini, ok? Allora, o le servite così in un piatto o quant'altro, oppure, poi io sono un po' fantasiosa, ogni tanto mi vengono così, io dico aspetta che proviamo a farle in questo modo. Allora, avevo un cestinetto così di legno, però ad esempio magari se, a portata di mano non avevo un cestino di vimini, però magari voi a casa ne avete uno, potrebbe essere interessante anche nel momento in cui magari siete invitati, quindi non fate a casa ma siete invitati e volete portare così un presente, e si possono sistemare in questo modo. Prendo la lattuga gentile che ho in frigo, ecco, questa non l'avevo proprio studiata prima, ma ho detto se c'è tempo glielo faccio vedere, visto che siamo andati veloci. Allora io, vedete, metto la lattuga così, ok, in questo cestinetto, e poi all'interno, scusate, la appiattisco giusto un attimo, all'interno vado a posizionare le mie roselline, così proprio creo anche una sorta di centro tavola, e quindi anche se dovete, per dire, andare a cena e portare un presente, voi portate il vostro cestinetto di roselline salate. Ecco, allora proviamo a metterle dentro, vedete? Adesso non so se le luci rendono, perché forse nel video non sempre la luce è a favore, però poi magari vi faccio vedere la foto che si riesce a vedere un pochino meglio. Vedete, anche posizionandole così risulta piacevole, risulta un po' diverso. Adesso vediamo i miei amici che sono fuori. Ragazzi, se volete intanto organizzare il bere qua, che abbiamo il gruppo di Appetime, se volete prendere il bere, iniziamo a portare pure in tavola. Ecco, così gli diamo un po' di compiti.
insomma, del resto gli amici servono anche a questo, no? Mi danno una mano, anche perché ho delle cosine da farvi vedere che bisogna farle proprio portarle fuori all'ultimo. Allora, adesso non ve lo inclino, ma vediamo se riusciamo a fare così. Ecco qua, vedete? Quindi anche presentate con un cestinetto oppure una cosa di vimini, risulta molto interessante. Allora, adesso mettiamo qua. Allora, volendo, ecco Robby, se hai piacere, vieni Robby, dai che vieni a dare un saluto, è venuto anche il mio amico da Venezia. Ascolta Robby, mi fai buonasera. Un buonasera. Grazie Jenny, grazie di avermi invitato a questa tua splendida appuntamento. Grazie, senti, mi fa un piacerone, intanto che finisco, se vuoi prendermi la bottiglia che così intanto portiamo in tavola. Io organizzo per il bere. Fantastico, poi abbiamo la gabbina che anche lei sicuramente mi dà una mano. Allora, cosa dite? Io volevo anche farvi vedere un'altra cosa che non era di programma, però secondo me con i tempi non siamo male. Però lo chiedo a voi, volete che vi faccio vedere anche dei cornetti salati come li preparo o vi basta che ve li faccio vedere, già preparati? Vediamo un po'. Dai, sì, stiamo un secondo, lo facciamo, decido così. Almeno così abbiamo anche due cosine da far vedere. Allora, utilizziamo per fare questi cornetti salati sempre una pasta sfoglia, ma questa volta diversa. Utilizziamo questa pasta sfoglia, ecco adesso mi impapero anche, è una pasta sfoglia ai semi, ok? Che ho trovato da poco, molto interessante. Guardate, scusate che vi faccio vedere per i miei messaggi. Guardate, la srotolate, guardate che roba di pasta sfoglia, incredibile, è stupenda, tutta piena, ricca di semi. Allora, con questa noi possiamo fare i cornetti salati. Dunque, coltello alla mano, quindi adesso vedete che con la sfoglia veramente in 2-2-4 si prepara un super aperitivo. Allora, prima di tutto sezioniamo a metà, ok? Facciamo una croce proprio, ecco qua, tac e tac. E poi possiamo tagliare fare un altro taglio in mezzo, ecco qua, in modo che così ve ne vengano fuori, adesso vi dico quanti ne vengono, 8 pezzi con una sfoglia rotonda, mentre di roselline con la sfoglia rettangolare che abbiamo usato prima ne abbiamo fatte 6, ok? Ecco qua. Siamo usciti un po' oggi dal programma, ma a me piace perché così in diretta bisogna fare anche queste cose qua. Allora, prosciutto cotto, fermi tutti, prosciutto cotto, dove ce l'abbiamo? Eccolo qua, sì, ce ne abbiamo. Allora, prosciutto cotto, per fare i cornetti salati bisogna prendere l'affettato, io un po' lo sminuzzo anche con le mani, e lo si mette esattamente alla base di questo triangolo che abbiamo preparato, ok? Quindi così andiamo a fare la farcitura. Allora, in questo caso mi interessava farvi vedere anche il procedimento. Poi chiaramente ipotizziamo in stagione asparagi, quindi non so, specche asparagi, cotte zucchine, pancetta e radicchio, come mi ha suggerito oggi Martina parlando, che ci confrontiamo tra amiche, ci suggeriamo. Cioè diventano veramente molto golose. Adesso noi per l'aperitivo lo facciamo un po' con l'affettato, una cosina che si abbina bene al calice, però ripeto, la farcitura poi anche a fantasia si può fare un po' quello che si vuole, ecco. L'importante è mettere tutto quanto alla base, ok? Adesso prendo della Gouda, che secondo me è un formaggio, scusate, taglio così un attimo in velocità, giusto perché ho detto avevo ancora 5 minuti a disposizione, io li sfrutto tutti per poter far vedere qualcosa. Ecco, vedete, la Gouda secondo me è un formaggio che si presta molto bene alle torte salate e a tutte le cose comunque a base di sfoglia, è molto saporita, si scioglie bene, insomma ha una buona resa, ecco. E tante volte la uso anche nei decori perché è un tipo di formaggio che si può intagliare anche con gli stampini da biscotto, si possono realizzare anche forme, quindi potete fare dei cuori, delle stelle a seconda degli stampini che avete. Ecco, allora a questo punto iniziamo, praticamente andiamo a chiudere la farcitura, va bene? Vediamo se si vede abbastanza.
si chiude la faccitura e chiudiamo bene i lembi qua in fondo e poi la puntina, eccola qua. Adesso vi faccio vedere, una volta che l'avete arrotolato tutto, lo sagomate, ok? Gli date questa forma un po' così a mezzaluna, ok? E lo posizioniamo intanto qua. Poi anche questo a seguire facciamo così così. Oppla là, vedete, molto semplice. Però poi col fatto di utilizzare questa sfoglia ai semi, veramente lo rende super particolare. Ecco. Allora io a questo punto ve ne faccio giusto un altro, poi vi faccio vedere come vado a lucidarlo, ok, ecco qua, dopo gli altri me li completo io, ecco, mi interessava farvi vedere come procedevo. Allora prendo una piccola cioccolina, va bene, scusate che mi sposto così, ecco, rompiamo un uovo così al volo, tac. Vediamo adesso cosa combino. Di solito mi cade sempre qualche pezzettino, allora se cade lo togliamo, che dite? Un po' di sale, opla, pizzico di sale, tac. Adesso prendo una forchettina, diamo una bella sbattuta all'uovo, perché poi con un pennellino lo vado a passare, che così gli dà un po' di colore, un po' di lucido. Ecco qua, Ale, via che vado, l'uovo, pennello, dove che ce l'abbiamo il pennellino? Vediamo se ho qua, ecco, pennellino, facciamo così, io uso questi pennellini qua di silicone che così si lavano facilmente. Ecco, gli diamo semplicemente una spalmata, perché non è che debba prendere gusto, ecco, in particolar modo, deve semplicemente lucidarsi e dare un velo di colore. E anche questo poi lo si inforna un 15 minuti a 200 gradi, forno statico, io metto un forno statico, poi sai, dipende sempre un po' anche dai forni che abbiamo. Ecco, quindi questi qui li abbiamo preparati, adesso dovrei andare a infornarli, ma nel frattempo ho già le roselline che presumo che tra poco siano anche pronte, e vi faccio vedere comunque, visto che ce li ho già pronti e cotti, che li dovevo portare poi fuori dagli amici, ecco qua, vi faccio vedere come vengono fuori. Vedete, io li ho preparati così, vedete che carini che vengono, col fatto di mettere l'uovo vi dà questa doratura, questo colore un po' più vivace. Allora a questo punto noi andiamo fuori a trovare i nostri amici che ci stanno aspettando e vi faccio vedere un po' le cosine che ho preparato. Nel frattempo spengo il forno con le roselline che avevo fatto, ok, magari adesso chiedo ai miei amici se vengono a darmi una mano intanto che vengo fuori. Magari Gabi, mi fai un piacere, Gabi, mi riesci a prendere il centro tavola qui che abbiamo preparato con le roselline salate, che così nel frattempo facciamo vedere, aspetta che giro qua, come si fa a girare? Eccolo qua, eccoci qua ragazzi, aspetta che tolgo anche eccoci, che togliamo un attimo. Volevo farvi vedere, Gabi, grazie, prendo se mi prendi, grazie. Volevo farvi vedere cosa abbiamo preparato, così avete qualche idea, che sicuramente non vi manca, però talvolta, ecco, io qui ho preparato queste friselle con i pomodorini da terino. Cosa ho fatto? Ho bagnato precedentemente la frisella che ho acquistato, poi l'ho insaporita con dell'olio extravergine di oliva e a parte ho preparato i pomodorini conditi con olio, sale e un trito di basilico fresco e uno spicchietto d'aglio e poi le ho assemblate in questo modo. Poi non mi faccio mai mancare un tagliere, diciamo misto, come avevo fatto anche una diretta precedente, avevamo fatto vedere, ecco, così mettendo sempre un po' di formaggio, un po' di crostini, un po' di frutta, diciamo diventa piacevole, ecco, soddisfa un po' i gusti di tutti. Ecco, poi un'altra cosa
cosa che ho preparato sono queste ciotoline qui, che io, vabbè, avevo a disposizione questo, però magari se avete anche dei bicchierini piccoli. Praticamente ho messo una base di ruccoletta, poi mi sono fatta fare, scusate che giro di qua mentre parlo, allora ho fatto una base di rucola, poi mi sono fatta affettare al supermercato delle fettine di petto di pollo alle erbe. Poi all'interno ci ho messo, siccome ho trovato in latteria c'era del mascarpone appena fatto, era freschissimo, morbido, proprio ti veniva voglia così di mangiarlo a cucchiaio, e ho riempito la fettina, quindi ho fatto un fagottino e poi l'ho richiuso con questo stuzzicadente che avevo a disposizione. Quindi anche questa idea è molto semplice, molto veloce. Qua invece abbiamo preparato una quinoa con delle verdurine. Allora, anche qui cosa ho fatto? Ho preparato la quinoa, l'ho lessata precedentemente. In un padellino ho fatto tutto un misto di verdurine, peperone, melanzane, zucchine, l'ho fatta andare come avete visto prima, solo pezzettini piccoli, con olio di semi e sale. Poi ho messo la quinoa cotta assieme, ho dato una bella insaporita e a parte avevo preparato pezzettini di pomodori, di olive verdi, olive nere e feta. E poi ho messo tutto assieme e così è venuta fuori questa bella insalatona, ok, insalata di quinoa che fa molto bene. Qui abbiamo il nostro cestino di roselline a base di fiori e vabbè, poi qui abbiamo messo due salatini e null'altro. Adesso però, Roby, caro Roby, fammi un piacere, aspetta che ti inquadro, bello che sono sei. Così, oh, ma che amici belli ciao, ragazzi! Senti, dai che ci apriamo, che ci abbiamo... così buone, ecco. Un rosé particolare come questo. Grazie, che ti piace la scelta. Sì, non è che capita tutti i giorni. Eccoci qua. Festeggiare con una cosa. Eh sì. Dai che ci abbiamo voglia. Gabi, come stai? Oh, spero che vi piaccia. Grazie mille di questo invito. Grazie a voi che mi avete aiutato, Lucia. Eccoci, pronte a fare le viva. Ecco, io spero che vi sia piaciuto anche un po' il concetto di mostrarvi, non tanto per farvi vedere la tavola, quanto per farvi vedere qualche idea. Io ho approfittato, vediamo chi c'è. C'era un tentativo di connessione. Walter, buonasera. Francesca, carissima, ciao. Spero vi sia piaciuta l'idea, insomma, di farvi vedere anche qualcosina. Sono cose semplici, ovviamente, non è che io sono un'appassionata di cucina, non sono assolutamente una professionista, una chef, ma sono appassionata come tanti di voi e mi piace condividere, mi piace imparare anche tramite voi, con i consigli e messaggi che ci scriviamo. Eccoci, Roby, vai con lo stappo, vai di stappo, grandissimo, viva allora! Grazie caro, grazie mille. Allora facciamo un evviva tutti assieme. Io vi ringrazio veramente tanto di essere stati con me, vi ringrazio per i messaggi bellissimi che mandate, che ci seguite, insomma, che guardate con simpatia. Grazie mille e un evviva a voi allora. Evviva, ciao a tutti, ciao.